eccezionale spaccato sulla storia di Villa Vannucchi di San Giorgio a Cremano, presentato dai Fate Bene Fratelli. Uno straordinario documentario tra arte e cultura, immerso nelle più belle melodie della canzone napoletana, magistralmente interpretate da Antonello Rundi. Noi di Edoardo ci siamo stati. Napoli è news. Siamo nella biblioteca della Villa Bruno di San Giorgio a Cremano, infatti si vede quanti libri, quindi sì, ma se è la biblioteca. Spiego, non si vede, si vede. No, no, no. Mettiamoci più dritti di qua. Allora, siamo qui perché tra poco. Tra poco. Ogni parola che dici mi firma. Mettiamo agenda, proietteremo il video che abbiamo realizzato noi. Io e te. Tutti e due. Abbiamo realizzato su una storia, le origini della Villa Vannucchi. Che poi si chiamava? Come si chiamava Villa Vannucchi? Si chiamava Villa Vannucchi. Si chiamava sempre Villa Vannucchi, Villa Vannucchi. No, ha avuto tanti proprietari nel tempo, ma non è che mi ricordo tutti i nomi. Erano Vannucchi, vabbè. E logicamente perché abbiamo realizzato? Dice, perché abbiamo realizzato? Perché l'abbiamo? Perché ce n'era una cosa? No, abbiamo realizzato perché noi, logicamente, essendo San Giorgesi, essendo Villa Vannucchi una delle più belle che e insistono poi, su un miglio d'oro. Come potevamo evitare? Che poi eravamo amici che giocavamo insieme con Vannucchi, figlio. Ah sì, per l'età. Perché tu sei più vecchio. Eravamo molto molto amici. E così questo video, oltretutto che è stato realizzato con il partenariato del comune di San Giorgio a Cremano e con il sostegno del nuovo IMAIE, i diritti per l'autore. E così abbiamo realizzato, forse magari mettendoci pure qualcosa di tasca nostra, però comunque tanto bene un paese nostro che non ci importa proprio. No, ma poi c'è una cosa che stabile che era andare proprio integrata, diventare fatiscente proprio. Voi non potete. Ce lo ricordo il film di Massimo Troisi ancora che sta. Che si vedrà tutto punto. E sì, anche nel video si vedrà. Che? Gaetano! Gaetano! Questo è proprio il punto in cui Nerna Reni chiamava Massimo Troisi nel film Ricomincio da Tre. Ecco perché il giro guardava via. Ma poi Mandrone non era questo, era tutto suppuntato. Suppuntato, c'era travi di legno. Vabbè. Ma non abbiamo detto una cosa. Non lo so, che cosa? Che nel video, che può sembrare forse noioso, forse no, sa vedere no. Tutte. Noi abbiamo inserito, anzi, si è prestato molto gentilmente Antonello Rondi che eseguirà delle bellissime classiche napoletane come le sa fare sono lui. Per cui pazienza, in questo servizio vedete qualche pezzettino, ma se offrissero tutto quanto per consumassimo veramente. Ciao! Arrivederci, ciao Vino! Ciao! Alla prossima, ciao! Sette chavitz, toma tanta birniz, fino a quando lo scavitz. Napoli è news.